Buongiorno ragazzi, come state? Spero tutto bene. Io sono 3 giorni che non registro in realtà perché sono stata veramente malissimo. Dovete sapere che solitamente io non ho mai avuto problemi con il ciclo, ma è da qualche anno che specialmente mal di schiena, mal di testa, un casino. Quindi ovviamente poi non ho dormito di conseguenza. Stanotte è la prima notte che un po' così meglio, però i miei occhi sono sempre gonfissimi, con la sensazione tipo che state gli occhi così. E quindi vabbè, ovviamente mentre ho dovuto lavorare, ho dovuto fare altre cose, sono uscita ma non ho registrato perché proprio non ero connessa. E quindi vabbè, vi farò insomma un po' un riassunto di quello che è successo. Nulla di eclatante. Ieri era il compleanno di una mia amica, quindi siamo andate a fare un giretto a Insadong e anche lì vi ho fatto vedere su Instagram. Comunque abbiamo provato la pizzeria, anzi il ristorante italiano Fusion, che è già questo, vabbè, che si chiama Zio Cucina. Non chiedetemi perché poi mi avete chiesto su Instagram perché usano la parola zio e zia ovunque. Io non so se credano che sia una sorta di slang super figo o semplicemente sono pazzi, quindi vabbè, tutto potrebbe essere. Comunque Zio Cucina a Insadong, che sarebbe quel quartiere con tutte le stradine che io ancora dopo anni mi ci perdo e non riesco a trovare i miei posti. Letteralmente ogni volta devo fare 1000 giri perché se entri dietro non puoi andare avanti, se poi lì è chiuso, vabbè. Però bellissimo, cioè una zona stupenda, piena di caffè, ristorantini e appunto tutte queste cose. E questo posto è molto turistico ovviamente, però ho pensato appunto, visto che era il compleanno di questa mia amica, voleva sta pizza, ho detto oh, entriamo, dalle foto non sembrava malissimo. E effettivamente era una discreta pizza per quel che mi riguarda, perché a me piacciono quelle un po' più toste di pizze. Qua ve l'ho detto, io trovo specialmente quella napoletana buona. Certo, ero arrivata a metà che già stavo un po' annaspando perché poi ci mettono 1 chilo di mozzarella. Però era buonissima. Proprio io ho sentito il gorgonzola sulla pizza. Ecco, ho preso metà margherita e metà tipo 4 formaggi gorgonzola. Quindi se ci passate e ci capitate non è male. I primi alzo le mani perché ho visto delle cose che non voglio neanche sapere. E poi siamo andate alla libreria Kyobo, che è appunto una catena di, non libreria, è proprio un bookshop dove vendono poi le cose per le agende, tutte le cazzatine più assurde che mi vengono in mente. E c'è nella sezione, mi pare F, almeno quella vicino al Palazzo Reale, che sta sotto la metro, dovrebbe essere uscita 4. Nella sezione F c'è quella dei foreigner book, ovviamente. Mi ha fatto troppo ridere perché noi, oddio, ma avranno libri, e poi leggiamo foreigner book. Sono riuscita a trovare questi 2 di Bridgerton, questo 5000 won che sono tipo 3 euro, cioè una figata pazzesca. Ovviamente non è l'edizione quella che adesso vi farò vedere, quella con le copertine un po' più nuove tra virgolette, però c'è chi se ne, nel senso io me lo devo leggere e sono troppo curiosa. E poi, visto che credo che il prossimo lista sia proprio Benedict, voglio ovviamente leggermi questo qui, che è appunto il suo, di quest'altra linea qua, che è An Offer from a Gentleman. Ah, ovviamente sono tutti quanti in inglese, perché qua questo ho trovato, io lo sapete, me la cavo senza alcun problema, anzi leggo la maggior parte dei libri in inglese, quindi sì, non vedo l'ora di leggerlo. Questo l'ho preso su Coupang, l'ho pagato un pelino di più perché l'ho pagato 15.000 won, all'incirca appunto una decina di euro, però appunto gli altri non c'erano nel bookshop. Non so se riesco a leggerlo oggi o stasera, vediamo. Anche perché oggi devo fare un po' di cose, mi devo lavare i capelli. Poi mi sono arrivate delle cose dal sito di YesStyle che sono favolose. Ce l'ho tutte qui davanti ai miei occhi, non vedo l'ora di farvele vedere. Vi do uno spoiler, ho preso un dentifricio, quindi volevo registrare l'unboxing. E poi alle 3 ho la lezione conoscitiva, diciamo, i primi 20 minuti conoscitivi con la mia nuova insegnante di coreano. Ho trovato, poi ovviamente io provo e vi faccio sapere. E quindi niente, questa è un po' la mattinata, adesso poi prima che esploda il caldo porterò anche il signor Ami fuori e poi vediamo cosa ci riserva il pomeriggio. Capello intanto è stato lavato, ho usato tra l'altro la spazzola, quella che asciuga e fa la piega nel mentre, e quindi adesso sembra che io li abbia praticamente piastrati. Il problema è che so che poi soprattutto sulla base diventeranno gonfi, ma non voglio pensarci, cioè sapete quando sapete che una cosa andrà in quel modo però fate finta di niente. Ecco, questo è il flow che voglio seguire oggi. Tra l'altro abbiamo scelto con Ross dove andare perché
ce la volevo portare al suo compleanno, poi in realtà abbiamo fatto tutto un altro giro e va bene. Per fortuna io poi mi salvo sempre i posti sulla mappa di Naver. Quindi mi è rivenuta in mente questa cosa, visto che abbiamo detto facciamo una cosa tranquilla, pacata, per proprio placare gli animi generali, mi è venuto in mente di riandare in questo posto, che è un caffè. Oltre a sembrare super buono, super grazioso, e proveremo e vedremo, vi fa disegnare. Cioè vi scegliete il foglietto con la pittura, credo ci sia quella acrilica sia quella acquarellabile. Non lo so perché non me ne intendo, mi aiuterà la mia amica che è un po' più artistica. Ci dovremmo vedere per le 5, io come al solito qualsiasi parte, comunque ci metto un'ora per arrivare. Questa cosa è incredibile, da casa mia a qualsiasi luogo vi giuro qualsiasi un'ora. Ragazzi, questa stazione è un incubo, perché ora le vedrete passare, è pieno di vecchiette. No ragazzi, le vecchiette coreane purtroppo sono il mio incubo sulla terra, guardatele. Io mi sono preparato, ho fatto tutto, mi sono pure messa il blushino cushion, ho dato anche una botta di piastra ai capelli. Il problema è che ragazzi fa caldissimo, sto proprio schiumando, quindi vedremo quanto dureremo fuori da questa metro. Guardate che bellino. Qua ci siamo messe le casacche, la ragazza ci sta facendo i colori, ci ha messo il grembiolino. Guardate la mia amica come sembra bella. Il tavolo da lavoro è stato preparato, stiamo scegliendo cosa disegnare. Ice cream latte mi pare si chiama questo, che c'è una palla di gelato sopra. Buono. Si stanno preparando i pancake, credo siano pronti. Però è grazioso perché abbiamo pagato 10.000 won questo set, ok? Una bibita qualsiasi e il set dei colori. Guardate che graziosi, c'è ancora una piantina di Timo on top. Cosa ti lamento adesso? Lei sta dando la palette colori. Questo verde ha verdato troppo. No, è troppo verde. Perché è troppo sporco questo colore. Devi pulire. Ho fatto invidia di Inside Out 2, questo è il disegno, ok. Rosalba mi ha detto perché non lo fai proprio in stile JK con i suoi colori, quindi ora idea geniale, cercheremo di farlo. Ma mia amica, no, lo devi far vedere. No Rosalba, dovete lasciarmi stare. Basta, faccio vedere la bozza. Vuoi vedere il primo e il dopo? No, perché non ci sarà un dopo. Guarda che stai andando bene. Guarda, sembra il padre Scar, sembra, di Lion King. Hai sempre una soluzione nel caso. Però è vero, è il casale. Il casale degli occhi. Perché ho sbagliato con il colore, fa troppo scuro, che ho cambiato etnia a questo ragazzo, prima cosa. Però anche col bianco, sì, posso salvarlo. Però... salvarlo. Non me la sento, cosa stai iniziando a fare una frangia. Ce la faremo, dovevamo venirci a rilassare, comunque. Sì. Noi vedi? Prendiamo le cose troppo sul serio. Capiremo, mi dici come fare il colore della pelle qua. Com'era giallo, arancio. Vedi? No ragazzi. Io ruberò il color carne che aveva fatto la mia amica. Tu te lo ricordo. Cavolo, bene. Dai, guarda che è meglio il bianco e nero, eh. Ma solo con la matita l'hai fatta, eh? 3, 2, 1, ecco il lavoro finito. Dai, a casa ci lo ripasso col pennarello intorno. Rosalba ha fatto un po' di sketch. Dai, Rosalba, però. No, ragazzi, non lo accetto. Quindi questo è il nostro unico lavoro di oggi. Era l'aspettativa. Questo è il lavoro. Abbiamo beccato un momento di tranquillità. La tramontanza, se riesco a farvela vedere. La Lotte Tower. Cos'è? Qui si passa, si passeggia, cosa? È lì da dove esce l'acqua. È finto allora. Sì. Ci direi mai. È un vorticino. 2-1. Io adesso un 1 porca. Allora, ma in Lotte World, lo sai, ma ci siamo già stati. No. Ragazzi, abbiamo visto. Abbiamo visto queste lune. Ma si possono. Penso le guidano da dentro. Cioè non è che sono tipo telecomandate, sì, da chi. Mi andrei a schiantare. No, ma dai. Non è giusto però. Stanno salendo quelli con le zine. Comunque questo era il nostro take 2. Perché ho detto Rosalba, questa scena la dobbiamo troppo rifare. E lei, noi siamo arrivate, lei. Ma c'è un Luna Park. Raga, io sono un goldfish. Cioè, se io mi... lo salvo in Lotte World. No raga, non. Però vogliamo vedere da dove arrivano questi deliziosi barchettini. Secondo me proprio da lì, guarda. Sì, parte G. Però non è giusto se solo se stai dentro a Lotte World le puoi prendere. Quindi non solo devi pagare Lotte World, devi pagare la barca. No, mai più. È stato un incubo personalmente. Però io non voglio una barca con la luna. Però forse c'è un modo per arrivarci. Sì, buttati forse in moto. Un brutto modo per pubblicizzare questa cosa, perché uno lo vede, tipo noi adesso stiamo camminando. Lo vuole fare.
Mettilo disponibile. Però io mi ricordo che c'era Incheon, una roba simile. Boh, l'hanno fatto qualche altra parte. Sì, però era tipo un canaletto chiuso, tipo quello di Venezia era. Ho avuto un'idea sbagliata di vedere l'episodio di Grey's Anatomy, l'ultimo della quinta stagione, chissà sa, in metro. No ragazzi, stavo con due occhi così che cercavo di non piangere. Penso, non lo so, sarò sempre una pazza. Poi ovviamente sono tornata a casa, ho finito di vederlo. Lacrime, cioè io non so i miei occhi come sono ancora attaccati alla mia faccia in questi giorni. Comunque, sto finendo di cenare, anche se sono letteralmente mezzanotte e 16. Devo ancora portare fuori anche Ami. Però stavo nel mentre finendo anche di contornare il disegnino con il pennarello. E alla fine è venuto così. È un po' stortignaccolo. Soprattutto un occhio è venuto peggio dell'altro. Però era una vita che non disegnavo, ragazzi. Io adoro. Però appunto era una vita. Appunto l'ho chiamata Dora Cook. L'ho anche scritto qua sotto. Dietro adesso ci scrivo anche la data. E niente, insomma, ci abbiamo provato. Prossima volta andrà meglio, ragazzi. Si va sempre migliorando. Domani è un'altra giornata, quindi vedremo cosa fare. Anche se credo che ci rivediamo con Ross, perché le devo rifare le unghie. È giunta l'ora. Le devo dare gli gnocchi che ho fatto l'altra volta, che ogni volta mi scordo di portarle. Cioè più che altro se usciamo fuori è un po' un casino, che poi devo andare in giro questa bustina e non ho una busta per i congelati, quindi dovrebbe essere tipo una cosa veloce. No ragazzi, sto male, era iniziata House of the Dragon. Per fortuna posso collegarmi con il VPN a Sky tramite l'applicazione. Questo è un sogno. Ho fatto una cosa, nel senso, ho fatto una cosa che, a cui stavo pensando da tanto tempo. Perché lo sapete, nelle case coreane è rarissimo, se non veramente impossibile, trovare un fornetto. L'ho comprato, ma sapete che io già avevo il microonde. Quindi stavo pulendo appunto questa parte dove avevo il microonde e ho pensato, senti, compriamo sto cacchio di fornetto. Ho provato a mettere il microonde sopra al mobiletto, ma è veramente ingombrante, pesante, non mi piace. Cioè proprio esteticamente mi dà una brutta idea. Però allo stesso tempo non vorrei buttarlo. Primo perché comunque l'ho pagato ed è nuovo. Non so dove mettere questo microonde. Cioè ho provato proprio in qualunque posto. Adesso per un attimo l'ho appoggiato lì. Non è che poi dici sei leggero, non lo so, quando ti serve tipo lo metti da qualche parte. No, però allo stesso tempo neanche lo posso mettere in camera da letto, cioè bisogna capire. Bisogna capire, vedremo. Poi nel mentre che facevo le cose, che mettevo a posto, mi sto guardando la recensione, anzi le recensioni della prima puntata di House of the Dragon. Anche perché appunto io, lo sapete, Game of Thrones, questa adesso, mi piacciono da morire. Però io non avendo mai letto i libri, alcune cose magari non le capisco. Quindi vedendo questi video avete sempre, no, quel passino in più, siete sempre un passo avanti. Perché appunto magari a volte ci sono certi dialoghi che io dico, vabbè, magari è riferito a qualcosa. E infatti poi è riferito a qualcosa. Oppure c'è le volte che è fine a se stesso, punto, eh. Però appunto vi dà un punto di vista in più, specialmente in queste serie che... Adesso questa è la seconda stagione, però sono serie che possono andare avanti, 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 diventano lunghe, quindi vi serve. Questo primo episodio in realtà mi è piaciuto. Io sono Team Black, cioè che sia ben chiaro, me, Targaryen, Draghi, io volo, letteralmente volo. Molto curiosa. Non so perché abbiamo ricominciato Scream Queens. Adesso tu me l'hai fatto mettere, io devo continuarlo a vedere perché devo scoprire. Indifferita. Sì, guardami, io stasera ho già finito. Oggi abbiamo fatto le Clean Girl. Una ragazza così, questo giallo. Ok, ok, vattene ora, vattene. Non voglio più vederti, basta. Bisogna mettere a posto. Vedremo nella prossima attività, probabilmente tra due giorni. Buongiorno ragazzi, ebbene sì, il fornelletto è arrivato, adesso lo faccio vedere. Entra perfettamente, perché poi ho preso le misure e tutte cose. Microonde ancora non si sa. Ieri pure con Rosalba ci siamo messe dove potrebbe stare. Rosalba, sopra armadio, io ho detto sì, ma io vorrei usare. Vi giuro, ormai siamo in una fase mentale proprio sfasata. Comunque stamattina mi sono svegliata con una tonsilla grossa tanta. Non mi veniva un mal di gola da...
tantissimo. Solitamente quando ero ancora in Italia mi veniva sempre d'inverno. Qui l'inverno è freddissimo, non mi era venuto nulla. Per colpa dell'aria condizionata invece, zac, 2 giorni che io sono uscita, sono salita sull'autobus. Io chiudo sempre la bocchetta, quella diretta da sopra, perché è forte. Nonostante questo, 2 giorni che io sono uscita senza giacchettini, sono uscita solo con la manica così, tonsilla gonfia. Spero si sgonfi, perché vi giuro è una cosa fastidiosissima, perché io poi non riesco a dormire, mi sento tipo soffocare. Dovrei avere qualche pasticca per la gola che me l'aveva portata Alessia, se non sbaglio, quindi vediamo. Qui c'è un opossum spiaggiato. Che succede qui? È caldo, amore. E questo è il nostro adorabile fornetto. Guardate che grazioso, si apre così. C'è una teglietta, una griglia. Vabbè, questa è la base che si sfila. Devo capire le impostazioni. Ora mi farò una traduzione così poi me li ricordo. So solo che questo sicuramente è il tempo. Vedremo quando ci faremo qualcosa. Però con le cose belle vengono anche le cose meno belle. Perché lo sapete, io uso l'aspirapolvere tipo penso 14 volte al giorno, più o meno, così come media. Mi si è rotta la parte della spazzola. Volevo, ragazzi, volevo buttarmi da qualche parte, non alzarmi più, perché è un incubo per me. Quindi ho detto, senti, cioè invece di comprare l'aspirapolvere nuova, un'altra, anche se per me è uno degli investimenti migliori della vita, prima o poi, giuro, comprerò la Dyson. Ho cercato e ho trovato fortunatamente solo la parte della spazzola, che è quella che si è rotta, perché poi tutto il resto funziona, non ha senso. Cambio proprio solo questa parte. Ti prego, arriva presto. E quindi niente, adesso stavo finendo di pranzare, che sono quasi le 2, sono le 13.40, già messa al lavoro. Infatti qua, vabbè, stavo continuando a guardare Scream Queens, che ormai Rosalba me l'ha fatto mettere, l'ho già visto ma non mi ricordo assolutamente nulla. Qua mi stavo finendo l'avocado e poi ho fatto le mie barchette queste di tofu con il riso e il surimi un po' spicy. Questo è il plan per adesso. Stavo facendo un po' di cambi, ragazzi, e prima ho provato a mettere il microonde qui, ma vi giuro, una cosa indecente nella vita proprio. Alla fine ho optato per metterlo qui, non so dove altro metterlo. Più che altro mi sento tipo quelle che vivono nei Koshi One, nelle stanze quelle condivise, sapete, no? Che hai solo il microonde per cucinarti i pasti pronti. Vabbè, per ora sta lì. Cioè, alla fine, tanto nel marasma, lì si perde. Qui ho ritirato fuori il quadretto con tutti i miei bambini, che prima o poi lo vorrei mettere qua. Ragazzi, sto morendo di caldo pure col condizionatore acceso. Ho appena finito di fare la chiacchierata con la ragazza, appunto, che mi deve seguire per le lezioni, che tra l'altro anche lei vive qui da 2 annetti, mi ha detto, quindi mi può aiutare magari meglio, proprio perché sta qui e sa come funziona qui, insomma, piuttosto che imparare una lingua in modo un po' più meccanico. Quindi mi ha chiesto, insomma, qual era il mio obiettivo, se magari appunto mi serviva per lavoro, per qualcos'altro, per vita normale. Quindi poi adesso mi metto e prenoto subito la prima lezione. Lo sapete, io non ho particolari problemi nella lettura, soltanto con quelle un po' più particolari, perché ci sono tipo alcune parole che magari finiscono una vocale o una consonante che poi nella sillaba dopo non si deve leggere, perché il coreano funziona molto a sillabe, come i nomi. Se ci fate caso, i nomi coreani sono quasi sempre composti da 2 sillabe, tipo Namjoon, Hyunggi, Seok, eccetera eccetera eccetera, e con il cognome fanno 3 sillabe. E ora voi avrete fatto, oh mio dio, è vero, gasp, come ho fatto io la prima volta, me ne sono resa conto. Sì, in realtà sono entusiasta, non vedo l'ora di cominciare questa cosa adesso che sono un po' più tranquilla, e anche col fatto che fa tanto caldo e starò magari più a casa, avrò modo di ripassarmi a studiare queste cose. Le ho detto, certo, buona fortuna, perché io e lo studio non andiamo particolarmente d'accordo, quindi spero troveremo un modo per farmi entrare tutto in capoccia. Mamma mia, ragazzi, sono stata tutto il giorno a fare Non trovavo ste cacchie di caramelline, ma io mi ricordavo che Alessia me le avesse portate. Io ho detto, è impossibile che le abbia finite se non le ho mai prese, giustamente. E alla fine erano cascate dietro qua al mobiletto delle medicine. Tada! Queste direttamente dalla Scozia, perché ormai tanto noi abbiamo amiche da tutte le parti, letteralmente. Ah, mi ero scordata che dovevo ritirare
La spesa da Coupang. Allora, iniziamo da queste bustine. Ah, ok, questo non è la cosa più adatta d'estate. Però sono dei ramyun fatti con la patata. Cioè, proprio il noodle è fatto con la patata. Poi, secondo pacchetto, ovviamente, le mie tortillas. Prima o poi le imparerò a fare da sola, giuro. E poi, terzo, non meno importante, l'olio di sesamo. Con tutte le cose fresche, diciamo, lo mettono così. Pure le verdure, queste che sono cipolle. Solo che io non capisco perché usino così tanta plastica. Una volta che stanno in questo sacchetto, che senso ha poi richiuderli singolarmente? Non lo so. Questi miei funghettini. Questo qui, che è una sorta di tipo erbetta cipollina, per fare i pajon. Finalmente un po' di frutto, ogni tanto me la concedo. Questa stava scontata, quindi l'ho presa. Ora me la mangio subito. Poi mi sono permessa di prendere un broccolo. È la prima volta che prendo un broccolo da quando vivo qua. Gli altri miei funghetti preferiti. E Huyu, quindi il latte. Ecco anche l'assistente che fa il check qualitativo. Questa è una cosa da fare nel mio fornetto nuovo, perché ho preso questo pacco di mini patate dolci. In realtà di solito le patate dolci più sono grandi più sono buone. Però ho detto, senti, io sto da sola, ma che ci devo fare con tutte queste patate dolci? Cioè, queste sono tante, perché sono un chilo e mezzo. Sono piccine, capito? Queste ve le fate o al vapore, io le faccio, oppure appunto nel fornetto, tipo come le comprate nei convenience store.